L'augurio di una buona giornata, benvenuti a questa nuova edizione di Studio TG. Apriamo parlando di cronaca, parleremo molto di cronaca in questa edizione e apriamo con una tragedia, quella accaduta ieri sera sul lago di Bilancino nel comune di Barberino di Mugello in provincia di Firenze. Qui un ragazzo 19enne di Prato che era con un gruppo di amici per fare il bagno nel lago artificiale è sparito intorno alle 17 di ieri pomeriggio, non è più tornato, non si è più riunito con il gruppo che lo aspettava poco distante sulle sponde del lago e il suo corpo è stato ritrovato intorno a mezzanotte di ieri sera dai vigili del fuoco, dal nucleo dei sommozzatori che sono intervenuti sul lago insieme ai carabinieri al 118. Vediamo la ricostruzione dei fatti nel servizio. Un dramma che si è consumato in un attimo, in una finestra di un'ora scarsa, in cui il ragazzo, in gita al Bilancino, che si è allontanato dal gruppo di amici, non ha fatto ritorno. Mirko Reale, 19enne pratese, in gita ieri con alcuni compagni sulle sponde del Bilancino, è morto annegato nel lago artificiale in provincia di Firenze. Le dinamiche dell'incidente sono ancora tutte da chiarire e soltanto l'autopsia disposta dal PM potrà forse fare luce sulle cause che hanno portato al decesso. In ogni caso è nota la tempistica del fatto. Intorno alle 17 di ieri pomeriggio il giovane si trovava con alcuni amici sulle rive del Bilancino, sul lato dove sorge il noto locale Bahia Café. Il ragazzo si sarebbe allontanato dal gruppo per andare a recuperare alcuni oggetti e dando appuntamento alle 18 in un punto poco distante. Tuttavia non è mai arrivato all'appuntamento e i suoi vestiti ed effetti personali sono rimasti sulla riva. Si ipotizza un malore che potrebbe aver colpito il ragazzo durante la nuotata verso riva. In ogni caso l'allarme è scattato intorno alle 18:30. Sul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri, i vigili del fuoco e il 118. Dal nucleo dei vigili del fuoco di Arezzo è stato mandato anche un elicottero che però dopo più di un'ora di ricerche vane è tornato alla base. Pertanto sul posto hanno continuato le ricerche, i sommozzatori e i reparti cinofoni per quanto riguarda le rive del lago. Intorno alle 21:30 sul luogo è arrivato anche il furgone UCL, l'unità di comando locale, che ha svolto le funzioni di coordinamento per le ricerche. Calata la notte, gli uomini dei vigili del fuoco hanno continuato le ricerche subacquee in notturna, dopo che sul posto erano arrivati anche i familiari del disperso. Poi verso mezzanotte il tragico epilogo, ormai quasi certo. Il corpo del ragazzo è stato ritrovato in fondo al lago, in una zona distante diverse decine di metri dalle sponde. L'autopsia sul cadavere del ragazzo chiarirà la causa della morte, mentre cresce il numero delle persone che hanno perso la vita nel lago alle porte di Firenze. E continuiamo con la cronaca naturalmente su questo caso. Ogni volta che ci sarà un aggiornamento, il prossimo aggiornamento dovrebbe essere proprio quello dei risultati dell'autopsia sul corpo, ve ne daremo notizia nei nostri spazi dedicati all'informazione. Dicevamo, continuiamo con la cronaca, parliamo di tutt'altro argomento però, perché da imprenditori alcuni pisani si sono ritrovati a gestire una sorta di giro di cocaina e quindi droga, arresti da parte della Guardia di Finanza proprio nella giornata di ieri. Vediamo. Ci sarebbero 8 imprenditori incensurati che operavano nei settori dei trasporti e dell'abbigliamento nella zona di San Miniato, al vertice dell'organizzazione che si occupava di importare cocaina in grande quantità direttamente dalla Colombia e che è stata smantellata dalla Guardia di Finanza di Pisa. Imprenditori che, secondo quanto ricostruito dalle fiamme gialle coordinate dal procuratore di Firenze Giuseppe Creazzo, volevano ripianare i debiti delle loro aziende facendo soldi facili con la droga. Per farlo erano riusciti ad entrare in contatto con i produttori colombiani grazie all'aiuto di altre persone finite nella girandola d'arresti che ha portato al fermo di 10 italiani e un colombiano tra Firenze, Pisa, Lucca, Livorno, Massa, La Spezia e Ferrara. Un paio di questi elementi riteniamo siano legati, perché non incensurati e con trascorsi di insomma, giudiziari, riteniamo che abbiano dei collegamenti tali da poter garantire contatti con le organizzazioni trafficanti internazionali. Uomini, secondo gli investigatori, legati in passato alla mala del Brenta di Felice Maniero. L'organizzazione aveva cominciato a stringere i rapporti con i colombiani da un anno e a inizio luglio aveva importato il primo carico, 55 kg di cocaina nascosta tra le casse di banane in un container diretto dalla Repubblica Dominicana a Livorno e dal valore al dettaglio di circa 10 milioni di euro.
per un errore. In realtà poi il carico era stato recapitato al porto di Caltanissetta, ma le fiamme gialle a quel punto erano già sulle tracce della banda. Noi abbiamo appunto dei militari che quotidianamente sono delle sentinelle sul territorio e hanno appreso una notizia di una costituenda organizzazione oltre un anno fa che stava cercando di organizzarsi per effettuare delle ingenti importazioni dal Sud America di sostanza stupefacente. Che poi sarebbe stata distribuita un po' in tutto il centro nord. Continuiamo con la cronaca e parliamo anche di una storia, una di quelle storie che non vorremmo mai sentire. Si tratta di un professore di Poggi Bonsi sorpreso dai carabinieri mentre filmava le parti intime delle studentesse che si recavano da lui per le ripetizioni di matematica. I dettagli nel servizio. A 42 anni, fino a ieri era un insospettabile professore di matematica, ma a Poggi Bonsi oggi sono tanti cittadini sconcertati dalle rivelazioni dei carabinieri sulle abitudini sessuali dell'uomo. In molti infatti avevano affidato alle ripetizioni del professore i propri figli senza sapere che l'uomo riprendeva con telecamere nascoste le parti intime delle ragazze a cui spiegava logaritmi e algebra. È stata una ragazza di Poggi Bonsi assieme ai propri genitori a denunciare alcuni atteggiamenti sospetti ai carabinieri, posizioni durante le lezioni abbastanza strane, si è poi dedotto che l'uomo voleva una visuale perfetta per poter piazzare le proprie telecamere, come la richiesta di presentarsi in minigonna. A quel punto i carabinieri di Poggi Bonsi sono intervenuti organizzando un blitz per coglierlo in flagrante. L'uomo è stato trovato seduto accanto alla giovane con in mano una telecamera puntata sulle parti intime della studentessa. La perquisizione è scattata immediatamente e in casa dell'uomo sono stati recuperati centinaia di DVD e file contenenti foto o video a carattere pedopornografico e feticista, anche se il materiale è attualmente al vaglio degli inquirenti. Attualmente il professore si trova agli arresti domiciliari. E parliamo di un altro blitz di tutt'altra natura, questa volta della Guardia di Finanza, proprio di questa mattina nell'ufficio dello sport del Comune di Firenze, dove sono stati sequestrati alcuni documenti. Le Fiamme Gialle hanno sequestrato questi documenti nell'ambito di un'inchiesta che, secondo quanto si apprende, riguarderebbe reati legati alla pubblica amministrazione, in particolare sembra per una turbativa d'asta, ovvero sulla gara di affidamento della piscina Paganelli di Novoli. Il fascicolo è stato aperto dal PM Filippo Focardi, così riporta anche il quotidiano online La Nazione. Sarebbe stata iscritta almeno una persona, ma potrebbe non essere l'unica. L'acquisizione, secondo appunto quanto anticipato oggi dalla Nazione, è stata fatta martedì 28 luglio, quindi ieri l'altro, quando i militari della Guardia di Finanza si sono presentati all'ufficio sport in via Ghibellina a Firenze, chiedendo alla dirigente Elena Toppino di consegnare alcuni documenti. Un commento anche da parte di Palazzo Vecchio, del sindaco Nardella. In merito alle notizie di stampa, si legge in una nota dell'amministrazione comunale, il comune ribadisce piena fiducia nella magistratura e negli inquirenti con i quali continuerà a collaborare nell'interesse dei cittadini. Il comune conferma stima al dirigente Elena Toppino, che saprà chiarire quanto le viene contestato, e proprio lei infatti è al centro di questa inchiesta per turbativa d'asta, come ricordato, per l'affidamento della piscina Paganelli di Novoli. Tra l'altro proprio di questo potremo parlarne anche questa sera all'interno di Malacoda, quando ci sarà insieme al sottoscritto e anche al giornalista Fabio Ferri dello Sport, e ci sarà l'assessore allo sport del Comune di Firenze, Andrea Vannucci, che naturalmente faremo una domanda anche su questo, quindi puntata da non perdere questa sera alle 19. Continuiamo però con il nostro studio TG, parliamo anche di una proposta di abolire i doppi vitalizi in Regione Toscana, arrivata proprio dal gruppo del Partito Democratico. Vediamo il servizio. Dopo aver ridotto il numero di consiglieri regionali da 55 a 40 rispetto all'ultima legislatura, ecco una nuova misura in nome del taglio dei costi della politica. Il Partito Democratico ha infatti preparato una proposta di legge che presenterà a settembre alla ripresa dei lavori dell'Aula per impedire il cumulo dei vitalizi percepiti dai consiglieri regionali. Una proposta che porta le firme del Presidente della Regione Enrico Rossi, del capogruppo del PD Leonardo Marras e del vice segretario del Partito Democratico in Toscana
Siena, Antonio Mazzeo. A mio avviso completiamo ciò che era già stato fatto nel precedente mandato con l'abolizione dei vitalizi per i consiglieri regionali e completiamo e facciamo un'opera di equità dicendo di non consentire il cumulo dei vitalizi perché ha fatto oltre il consigliere regionale magari il parlamentare nazionale o europeo. Ogni consigliere che beneficia di un doppio vitalizio potrà decidere entro 60 giorni dall'approvazione della proposta di legge a quale dei due emolumenti rinunciare. A quel punto la Regione calcolerà quanto è stato versato da ogni consigliere e a quanto ammontano invece i vitalizi percepiti. Nel caso in cui gli emolumenti siano inferiori a quello che hanno versato, sarà la Regione a restituire loro una quota parte e poi non riceveranno più il vitalizio. Credo che sia un'azione equa. Un'azione che dà delle risposte molto forti al tema dei costi della politica. Siamo i primi in Italia a farla, speriamo di portarla in fondo in poco tempo e con risultati positivi. Una norma che i vertici del PD definiscono a prova di ricorso, visto che non andrebbe ad intaccare alcun diritto acquisito. Estate è tempo naturalmente di caldo, tempo di ferie, tempo purtroppo anche nelle città di truffe per anziani che si moltiplicano proprio nel periodo estivo. Ebbene, proprio ieri ne è stata scoperta un'altra, un giro di truffe messo in campo da madre e figlio nella zona di Novoli a Firenze, che si fingevano operatori soprattutto delle pulizie per poi raggirare gli anziani. Su questo abbiamo intervistato Maria Assunta Ghizzoni, che si occupa proprio di questa branca all'interno della polizia. Sentiamo. Sì, praticamente sì, la truffa è stata perpetrata da due soggetti, un uomo e una donna, madre e figlio. La madre si fingeva praticamente addetta alla nettezza urbana, quindi si faceva aprire la porta dall'anziana, si introduceva all'interno dell'abitazione e con banali scuse la distraeva, lasciandosi però la porta aperta alle spalle. Dopo pochi attimi, grazie all'utilizzo di radio ricetrasmittenti, dava l'ok al proprio complice per entrare. Quindi questo entrava, mentre appunto la donna continuava a distrarla, il soggetto arraffava i primi oggetti che utili, prontamente reperibili, e usciva fuori. Immediatamente ribussava e fingendosi un brigadiere dei carabinieri con tanto di tesserino poi grossolano, diceva di aver appena arrestato i malfattori che avevano derubato la donna degli oggetti che le mostrava. La donna li riconosceva come propri e quindi le mostrava il posto dove custodiva gli ulteriori preziosi. Mentre la donna continuava a distrarla, lui appunto derubava interamente la donna di questi preziosi. Infatti ieri abbiamo trovato una furtiva con gioielli pari ad un valore di 10.000 euro e denaro in contante all'incirca 350 euro. Successivamente si sono dati alla fuga a bordo di una moto di grossa cilindrata con targa posticcia. L'anziana però immediatamente ha dato l'allarme al 113 dando appunto dettagliate descrizioni dei due soggetti e la pattuglia della squadra mobile contrasto al crimine diffuso immediatamente l'ha intercettati, li ha inseguiti. C'è stato una sorta di speronamento perché i due si sono dati alla fuga, però i poliziotti sono riusciti a bloccarli e a metterli in sicurezza. Volete fare un appello agli anziani soli che magari vivono da soli? Sì, di non fidarsi, di non aprire a sconosciuti la porta, anche se indossano divise o mostrano distintivi, e nel momento in cui gli viene loro detto, dall'addetto dell'ASL piuttosto che della nettezza urbana, verificare immediatamente la veridicità di quello che dicono, quindi chiamare i rispettivi enti o comunque a propri familiari che prontamente potrebbero dargli ausilio, non recarsi a fare prelievi presso bancomat o altro da soli, quindi farsi accompagnare sempre da vicini di casa o affidabili o comunque da parenti o amici, quindi evitare di poi dar retta o intrattenersi a chiacchierare con sconosciuti dando loro informazioni. E allora parliamo però anche di una violenta lite scaturita ieri a Scandicci. Tre marocchine hanno litigato alla stazione del tram di Villa Costanza. Una di loro ha brandito un coltello e ha ferito le altre due. I carabinieri giunti sul posto hanno accertato che pochi minuti prima due donne nordafricane, per futili motivi a seguito di rancori maturati nell'ambiente lavorativo, avevano iniziato a picchiarsi. Poco dopo una di loro ha estratto un coltello multiuso di tipo svizzero ed ha colpito al viso e al braccio la connazionale 33enne.
trentunenne. La sorella della vittima si trovava sul posto, una trentunenne, è intervenuta per cercare di placare gli animi, ma è stata colpita anche lei. Per la coltellatrice 34enne è scattato l'arresto in flagranza di reato per lesioni personali aggravate. La donna è stata accompagnata presso la sua abitazione in regime di arresti domiciliari. Parliamo però anche di una vittima, un anziano di 74 anni, una donna di etnia rom, ha tentato di strappargli dal polso un Rolex ed è stata arrestata dai carabinieri. La giovane, con atteggiamento confidenziale in pieno centro a Filine Valdarno, ha avvicinato l'anziano e ha cominciato ad abbracciarlo fingendo di essere una sua conoscente. Poi al fine di distrarre l'uomo gli ha proposto anche di fare sesso con lui. Mentre l'anziano la rimproverava per quello che diceva, all'improvviso la giovane gli ha afferrato i polsi ed ha cercato di sottrargli l'orologio, un Rolex. L'uomo ha cercato di difendersi, divincolandosi dalla presa della donna, che poi è fuggita senza l'orologio. Qualche minuto dopo la vittima ha notato i carabinieri in transito e ha raccontato loro l'accaduto. L'anziano ha riportato dei lividi al polso sinistro. La donna è stata arrestata poco dopo per tentata rapina in propria. Parliamo anche, ultimo aggiornamento per quanto riguarda la sede di Casa Pound a Firenze. Alcuni petardi e fumogeni sono stati lanciati proprio contro la sede di Casa Pound e sono 16 le persone denunciate, sono esponenti dell'area antagonista denunciati a Firenze dalla polizia a seguito appunto dei disordini avvenuti in città nel 2013, stiamo parlando di 2 anni fa, 3 reati contestati a vario titolo: copertura del volto, lancio di fumogeni, di oggetti pericolosi, possesso di oggetti atti ad offendere. Nel corteo che partì da Piazza Savonarola e terminò in Piazza della Repubblica, alcuni manifestanti lanciarono petardi e fumogeni in direzione della sede di Casa Pound, di fronte alle quali erano state schierate a protezione alcune macchine della polizia. Il processo, durato appunto 2 anni, si conclude oggi con 16 denunce. Torniamo un attimo nel Palazzo della Regione Toscana per parlare delle commissioni, ce ne sono 2 ordinarie che sono state attivate da quest'anno, una che riguarda i fondi europei, non solo le politiche europee, ma naturalmente è una commissione che sarà volta ad attrarre, cercare di attrarre i fondi da distribuire poi sul territorio, un'altra che riguarda invece i comuni della costa toscana, però ci sono anche altri 2 uffici importanti. Uno sarà un osservatorio sulla città metropolitana e poi una nuova commissione d'inchiesta sul caso del Forteto. Vediamo il servizio. Dal Consiglio regionale è arrivato un sì unanime alla costituzione di 2 commissioni permanenti, una per la ripresa socio-economica della zona costiera della Toscana, l'altra per i fondi europei e gli affari istituzionali. 2 realtà utili per aiutare lo sviluppo della Toscana nelle sue zone più povere, anche attraendo fondi europei. A questo però si aggiunge anche un osservatorio per la città metropolitana e una rinnovata commissione d'inchiesta sul Forteto. Si tratta di commissioni nuove per il Consiglio, ma a mio giudizio contribuiscono a colmare un po' un vuoto che si veniva a creare col fatto che le commissioni permanenti passavano da 7 a 4 ai sensi del precedente regolamento, venivano quasi dimezzate. E vi erano almeno 2 aspetti della vita istituzionale della nostra regione che è bene invece affrontare a fondo. Ebbene, da un lato i problemi della costa, il mare per la Toscana è un elemento fondamentale, 5 province sono toccate dal mare, da Grosseto a Livorno a Pisa a Lucca a Massa Carrara, e contemporaneamente la città metropolitana fiorentina, che è un elemento nuovo che ha introdotto la legge recentemente con Del Rio, che ha attribuito a provincia e città metropolitana funzioni diverse, e poi la commissione Forteto, che io sono convinto sia stato bene ripristinare, perché è stata la Regione, proprio attraverso un lavoro serio, al di là di maggioranza e minoranza, a far emergere tanti aspetti che poi sono stati oggetto anche della vicenda di carattere giudiziario del Forteto, arrivata alle aule del Tribunale di Firenze, e quindi ciò che ancora deve essere analizzato, soprattutto l'aspetto del commissariamento della cooperativa, ebbene venga fuori attraverso questa commissione. Per quanto riguarda invece la commissione d'inchiesta sul Monte dei Paschi, voluta dalle opposizioni e in particolare dal Movimento 5 Stelle, la sua approvazione sarà all'ordine del giorno del prossimo ufficio di presidenza.
Parliamo anche dei disagi dell'aeroporto di Firenze, sono tanti i voli cancellati, 3 giorni di odissea vera e propria per tanti passeggeri che sono passati dai voli dall'aeroporto di Firenze, non solo da quello, in realtà anche da quello di Pisa, ma per quanto riguarda Firenze il problema principale è, come sempre, come spesso accade, il vento. Nelle sale dell'aeroporto di Firenze ce ne sono ancora oggi dei passeggeri che aspettano, ieri in realtà è stato poi uno dei giorni peggiori per i disagi per i passeggeri toscani, circa 7 voli cancellati e dirottati di diverse compagnie diretti a Londra e Francoforte, altrettanti anche quelli cancellati in arrivo. Il motivo è sempre lo stesso, il vento che impedisce il decollo dallo scalo Vespucci. Così diversi passeggeri, ad esempio quelli del volo per Londra delle 15:25, sono stati trasferiti in bus a Pisa, dove hanno dovuto attendere una nuova partenza, e così quelli che invece dovevano andare a Parigi hanno dovuto raggiungere lo scalo di Parigi di Bologna, scusate. Qualcuno ha detto anche che urge accelerare proprio sulla costituzione della nuova pista dell'aeroporto di Peretola per evitare situazioni di questo tipo, ma naturalmente su questo la diatriba è ancora, come sappiamo, molto molto aperta e profonda. Diamo spazio anche a un avviso a un avviso utile, insomma, per tutti gli utenti della zona di Firenze, perché Publiacqua ha comunicato che ci sarà un'interruzione nella rete idrica che interesserà proprio la zona di Firenze Ovest a causa di alcuni interventi nella manutenzione dell'impianto dell'Anconella. Lo stop inizierà dalle 23 di martedì 4 agosto e durerà fino alle 3 di mercoledì 5 agosto. Durante la notte ci saranno anche degli abbassamenti di pressione o mancanza d'acqua in quasi tutto il comune di Firenze, ma soprattutto nella zona Ovest. Publiacqua farà in modo di limitare i disagi dei cittadini, fanno sapere. Abbassamenti di pressione però saranno previsti anche ad Agliana, Bagno Ripoli, Calenzano, Campi Bisenzio, Impruneta, Strada Inchianti, Sesto Fiorentino, Signa, La Strassigna, Poggio a Caiano, Prato, Quarrata e Monte Murlo. Si potranno verificare fenomeni di acqua torbida che però si risolveranno nei giorni successivi alla manutenzione. Questo fanno da sapere da Publiacqua. Siamo arrivati al momento dello sport, tra pochissimo Fabio Ferri in studio per parlarci in modo particolare della partenza del Super Gomez, un campione mai nato, potremmo dire così, a Firenze. Ne parleremo tra pochissimo, prima però spazio al traffico, alla situazione del traffico in Toscana. Una buona giornata dalla redazione di Muoversi in Toscana Info. In studio Giuditta Boeti. Sull'autostrada A1 Firenze-Roma ci sono 2 chilometri di coda tra Firenze e Scandicci e il bivio A1-A11 Firenze-Pisa Nord per un incidente verso Bologna. Sulla A12 Genova-Rosignano personale su strada per lavori tra Rosignano Marittimo e Colle Salvetti in direzione Livorno. Sulla Fipili traffico rallentato tra la Strassigna e l'allacciamento con l'autostrada A1 in direzione Firenze. Personale su strada per lavori tra Navacchio Visignano e Gello in direzione Firenze-Livorno. Informiamo che sulla 1 l'uscita di Barberino di Mugello provenendo da Firenze sarà chiusa al traffico per lavori in orario 22.06 fino a domani e dalle ore 22 di stasera alle 6 di domani mattina sarà chiusa anche la stazione di Firenze Nord in entrata verso Bologna per lavori di pavimentazione. Ed è tutto, buon viaggio! Bentornati in studio, allora come dicevamo spazio allo sport, prima di dare la linea a Fabio Ferri che intanto comunque saluto, è qui accanto a me. Ciao, ciao Fabio, ciao, buongiorno, voglio ricordarvi che oggi proprio io, sia io che lui, saremo insieme a condurre Malacoda con l'assessore allo sport del comune di Firenze per far luce su tutti quelli che sono i processi più importanti che riguardano lo sport nella città di Firenze, anche gli sport naturalmente minori, ma daremo spazio ovviamente anche al discorso del famoso nuovo stadio di Firenze, zona Mercafield, che sia o meno, ma naturalmente di questo parleremo con l'assessore allo sport. Questo per ricordarvi l'appuntamento di stasera in Malacoda. Adesso davvero spazio allo sport. Grazie da parte del sottoscritto e linea a Fabio Ferri. Allora, grazie ad Alessio Poggioni. Iniziamo con questo approfondimento sportivo all'interno di Studio TG, ovviamente dalla notizia del giorno di ieri. La notizia del giorno ovviamente è stata la partenza di Mario Gomez per il Beşiktaş, o quantomeno il trasferimento ufficializzato di Mario Gomez al Beşiktaş, come leggiamo nel comunicato stampa. La CF Fiorentina comunica che in data odierna, ovviamente riferita alla giornata di stamani,
è stato raggiunto l'accordo con la società Besiktas per il prestito del giocatore Mario Gomez, con appunto le prestazioni del calciatore che saranno cedute in prestito a il Besiktas, al club turco di Istanbul, con eventuale diritto di riscatto che appunto potrebbe riportare Mario Gomez in Fiorentina. Queste invece sono le immagini dell'allenamento di stamani, obiettivo Barça, si legge su Viola Channel, queste le immagini dell'allenamento, ma in apertura di allenamento abbiamo visto anche Andrea Della Valle, che è presente ai campini, che è presente a Firenze, dopo che appunto ha preso parte ieri al consiglio d'amministrazione della Fiorentina, un consiglio d'amministrazione in cui Della Valle in realtà doveva partecipare solo in videoconferenza, poi invece il presidente onorario della Fiorentina ha deciso di essere presente in prima persona proprio per gestire meglio questo periodo non certo semplice per la Fiorentina, non certo semplice soprattutto a livello di mercato, dopo che sono sfumate le trattative che portavano a Milinkovic, dopo che la Fiorentina è rimasta, come dire, ferma sul mercato ai pochi colpi arrivati fino ad oggi, ovvero il prestito di Sepe arrivato da Napoli e ovviamente poi anche l'arrivo di Mario Suarez dall'Atletico Madrid nella trattativa che ha portato Savic ai Colchoneros, e ovviamente poi l'altro colpo di mercato, quello di Gilberto arrivato dalla Serie B brasiliana. Quindi Andrea Della Valle che ha parlato di mercato, ha parlato del futuro del mercato della Fiorentina, mettendo in agenda anche verosimilmente i nomi per il dopo Mario Gomez, e Andrea Della Valle che insieme agli altri membri del consiglio d'amministrazione ha parlato poi della vicenda stadio, del progetto dello stadio, ma anche dei ruoli all'interno di Fiorentina. E a proposito di questo, dal CDA di ieri sono confermate le cariche di Mario Cognini e Andrea Rog, quindi Mario Cognini manterrà il ruolo di presidente esecutivo, limitando però la partecipazione operativa in prima persona alle vicende di mercato. La delega principale sarà sul progetto del nuovo stadio e in generale sugli aspetti immobiliari. Cognini rimarrà dunque figura di riferimento, figura di collante tra la società fiorentina e i Della Valle, mentre Andrea Rog rimarrà direttore generale, ma sarà il punto di riferimento principale per ogni tipo di operazione in entrata e uscita, e sarà lui a gestire i contatti delle trattative principali. Rog sarà responsabile anche della gestione ordinaria dell'azienda Viola e si coordinerà con il direttore sportivo per le scelte di mercato. Pradè rimarrà ovviamente all'interno dell'organico della Fiorentina come coordinatore del pool tecnico, che sarà composto da Angeloni e Pereira, che dipenderanno di fatto da lui. Dunque questa è la nuova struttura della Fiorentina che, come abbiamo detto, saluta Mario Gomez che andrà al Besiktas, e ieri Mario Gomez si è visto proprio in città passeggiare per la città. Dunque ultima giornata fiorentina per Mario Gomez, che alle 14:15 di oggi è atteso a Istanbul per appunto essere presentato al Besiktas, che dunque si è aggiudicata le prestazioni di questo giocatore, di questo centravanti che così ha deluso a Firenze, Fiorentina, che dovrà andare sul mercato. Destro è un nome un po' tramontato, Borini continua a essere un'alternativa per l'attacco sicuramente gradita, soprattutto perché il giocatore è particolarmente eclettico e può ricoprire più ruoli. Ma ancora per quanto riguarda l'attacco rimaniamo alle parole di Pradè, che in sede di presentazione dei calendari aveva appunto detto: sul reparto attaccanti siamo tranquilli. Allora ci si sposta come attenzione ovviamente sulla difesa, dove il nome caldo rimane quello di Astori, e in seconda battuta di Andreolli, dunque il difensore del Cagliari prima del difensore dell'Inter. Ma a proposito di Inter, la Fiorentina in questi giorni era stata
accostata anche a Juan Jesus, terzino e centrale dell'Inter, che però, a quanto dice l'agente del giocatore, appunto, non sarebbe poi così vicino alla Fiorentina, anche perché appunto è vero dell'interesse della Fiorentina, è stato chiesto all'agente di Juan Jesus, lui ha risposto: non ho ricevuto alcuna chiamata da Firenze, Juan ama l'Inter e l'Inter crede in lui, il binomio è solido, dunque Juan Jesus che si allontana da Firenze. Chiudiamo questo approfondimento sportivo all'interno di Studio TG parlando anche di pallavolo e dunque di Savino Del Bene e Volley Scandicci. Ieri abbiamo ascoltato Duccio Ripasarti di S del Bisonte Firenze che ci ha raccontato un po' l'inizio di campionato della sua squadra e come sarà composta per la stagione 2015-2016. Oggi invece riportiamo le parole di Enrica Merlo, nuovo volto della Savino Del Bene Volley Scandicci, che appunto ha parlato del campionato che si aspetta, prevede una stagione equilibrata, molte giocatrici di livello torneranno in Serie A1, mentre le altre saranno come ogni anno alla loro prima esperienza in Italia. Si comincia con Busto, ha detto, poi Bergamo e Piacenza, saranno delle bellissime sfide. Personalmente c'è molta emozione per questo nuovo inizio, nuove conoscenze, nuova città, nuovi ambienti e nuove sensazioni. Allora Enrica Merlo si lancia nell'esperienza in Toscana con la Savino Del Bene e Volley Scandicci. Noi torneremo a parlare di pallavolo e non solo, anche durante Studio TG alle ore 18.45. Per il momento è tutto. Thank you.